ormai una storia senza fine, quella dell'archivio Vasari, il prezioso carteggio rinascimentale, da anni al centro di una diatriba infinita. L'esproprio delle carte ereditate dalla famiglia Festari risale alla scorsa primavera. I carteggi erano stati valutati per 1,5 milioni di euro, una cifra considerata decisamente bassa dalla famiglia per le 32 filze e oltre 6.600 fogli. La parola era così passata al Tribunale di Arezzo, che si dovrà esprimere sulla valutazione economica. Inizialmente era stato nominato come perito super partes Monsignor Sergio Pagano, che poi aveva rinunciato per motivi personali. Era stato così nominato come perito dal Tribunale aretino l'ex ministro ed ex direttore degli Uffizi e Musei Vaticani Antonio Paolucci, ma adesso i fratelli Festari chiedono di ricusare l'ex ministro. Dobbiamo presentare un'istanza, perché Paolucci si è già interessato dell'archivio a suo tempo, ha avallato a suo tempo come coordinatore delle sovrintendenze toscane il valore di 1,3 milioni, 1,4 milioni quanto aveva dato questa dottoressa Benigni, e quindi ha lavorato è stato sovrintendente appunto archivistico toscano, o comunque il coordinatore del ministero, cioè, se ne è già occupato e ha già espresso le sue opinioni eccetera, quindi non può essere considerato il terzo membro del collegio super partes.